ancora per 15 anni private della libertà delle persone che non hanno avuto il diritto di difendersi e di essere andati davanti a un giudice per dire guardate io non c'entro niente. Noi che ci siamo tutti, tra virgolette, chi ha la televisione volentieri vedendo quei film, siamo tutti cresciuti con i film dei grandi processi americani che si fanno nelle aule, ebbene, anche quegli islamici avevano la televisione e vedevano i grandi processi americani. E solo per loro non si è applicata la legge per 15 anni, per cui non hanno avuto processi, essendo stati ristretti in questo carcere che non si sapeva se era militare o se non era militare. Addirittura lì ci si è trovati di fronte a delle situazioni paradossali, per cui 3 o 4 anni fa c'erano delle persone che volevano, hanno cominciato a fare sciopero della fame, perché volevano morire, avevano fatto questa scelta definitiva di interrompere quella loro privazione di libertà in quel modo. E li hanno alimentati forzosamente e addirittura hanno cercato di fare un processo con degli avvocati che si sono proposti, hanno cercato di processare il governo che non solo li deteneva illegittimamente, ma addirittura li stava tenendo in vita perché loro volevano morire, perché non venivano processati. Voi pensate che confusione istituzionale si è creata? Ebbene, in Francia, dopo i fatti clamorosi sulla sollecitazione delle peniste appunto dei cittadini, avevano pensato come soluzione quella di creare una Guantanamo europeo, perché che cosa accade? Accade che il fenomeno che ci si è trovati di fronte a dover gestire è un fenomeno che in Francia è davvero molto più ingestibile che da noi, perché in Francia, proprio perché c'è un colonialismo che ha prodotto i frutti che oggi stiamo vedendo, che è risalente con l'Algeria, della Tunisia, del Marocco, e che ha visto le seconde e terze generazioni produrre 200, 250, 300 cosiddetti lupi solitari o foreign fighters, ma che sono tutti cittadini europei, prima ancora che francesi, e che non possono essere espulsi. Noi in Italia, con la nostra storia che non ha visto un colonialismo paragonabile a quello della Francia, e dall'altro anche con una legislazione che si sta cercando di introdurre in modo più aggiornato del riconoscimento della cittadinanza ai cittadini stranieri e ai figli dei cittadini stranieri, ecco, grazie a questi ritardi del nostro paese, alla storia del nostro paese, noi non abbiamo tanti cittadini di seconda generazione, ma che sono cittadini appunto italiani, per cui chi sbaglia, chi diventa pericoloso senza poter però fargli il processo, per chi raccolgono, grazie al lavoro eccezionale delle forze di polizia, dei sospetti, perché con i sospetti non si possono fare il processo, lo sappiamo tutto, sapete tutti voi che siete giornalisti, si possono fare al massimo delle misure amministrative di prevenzione. Tra queste c'è l'espulsione. Ecco, grazie al fatto che in Italia non abbiamo cittadini italiani di seconda generazione, così diffusi, così come invece in Francia, e con le espulsioni siamo stati in grado di fronteggiare un allarme che di volta in volta si ripropone. Siamo arrivati a più di 100 espulsioni nell'ultimo anno e mezzo, quindi è uno strumento che noi abbiamo costruito. In Francia invece no, i cittadini francesi dove li puoi espellere? Non è che li puoi trasferire in altri paesi senza nessun tipo di problema. E qui abbiamo pensato a un certo punto di creare una Guantanamo, perché mettere lì dei soggetti solo sospettati, che perché nei loro confronti non si poteva fare un processo. Questo